Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età. Questa qui è proprio dura, però è buona. E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion ed oggi con richiesta challenge in cui, cioè mukbang challenge diciamo, dovevo fare un mukbang, ho detto perché non unire due cose insieme. Però prima, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciarmi un like, un commento se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video con chi ne avete voglia per aiutarmi a crescere sempre di più, a sostenere quindi il mio canale. Ma adesso iniziamo! Sembra dolce, e arriva quella dolcezza subito, però che poi ti fa dire, cioè non so come spiegarvi, arriva subito la dolcezza, però poi c'è un muro, cioè come se dici ma è dolce o no? È fantastica, sinceramente non ho niente da invidiare alla Gatorade, mi piace un sacco. Va bene ragazzi, io adesso ovviamente sono tante sfumature di giallo, ma sempre giallo è. Io inizierei dal salato. Allora, visto che tanto queste le conosciamo già, io direi prima queste, quelle nuove ce le teniamo per dopo. Allora, vediamo che colore andrò a trovare questa volta in queste patatine delle Miracle Tiny Toons, insomma, qualche. E io l'altra volta ho trovato il mini rossettino lilla e il mini rossettino rosso l'ho trovato e lilla. Vediamo questa volta quale andrò a trovare. Io ringrazio Steffi per avermi dato quest'idea di fare questa challenge. Una bambina di 9 anni che praticamente mi ha dato quest'idea su YouTube. Ha detto, oh, come vorrei che facessi una challenge in cui mangi solo cose gialle. Ecco qui Steffi, lo dedico a te, va bene? Allora... Che rossetto ho trovato? Rosa, ragazzi, non ce l'ho. L'altra volta io ho trovato quello lilla e quello rosso. Ho trovato quello rosa. Non ce l'ho questo, ragazzi. Non ce l'ho. Andiamo a sbocciarlo? Andiamo a sbocciarlo subito, ragazzi. Allora, è così, innanzitutto. Ok, andiamo a sbocciarlo poco poco. Vediamo. Vediamo com'è. Allora... Intanto me lo metto un po' io, se no non riesco. Ok, ragazzi, si vede. Pensavo che non si vedesse, invece si vede, ragazzi. Vedete? Si vede. Ci piace. Bene, andiamo a mangiare queste patatine. Non tutte, ovviamente. Vediamo tra queste qui e quelle lì, se sono più buone in questo caso, quelle della Salati Preziosi o quelle delle San Carlo. Vediamo. E la banana. E la banana. Ragazzi, questa qui l'ho trovata in offerta all'Ipercop a 50 qualche cosa, insomma, centesimi. Solo questa qui però, quella limone. Era in offerta. Buona. Comunque rimanete sintonizzati, perché domani uscirà un video molto carino. Non vi dico di che cosa. Bene, passiamo a queste altre patatine. Vediamo che cosa troverò. Io sono stata fortunata, raga, perché ho trovato il rossettino lilla, quello rosso e questo rosa. Vediamo cosa c'è qui. Questi sono dei... Così accontentiamo anche un po' i maschietti. Questi sono del Power Players. Io conoscevo il sottotono Power Ranger. Cioè, questi sono questi. Cosa c'è? Carino però. Qua
dice: aiuta Axel e i suoi giocattoli a salvare il mondo da un esercito di perfidi giocattoli con i fantastici magneti. Gioco di parole. Comunque, questa è la sorpresa. Adesso la andiamo a vedere insieme. È un magnete. Quindi le forbici non servono, l'abbiamo capito. Ecco qua, vedete? C'è la calamita e un magnete. È un magnete praticamente. Così abbiamo accontentato anche i maschietti. Vediamo, tra queste e quelle, quali sono in questo caso più buone? Da San Carlo vince, ragazzi. Vediamo, queste sono una novità. Queste sono una novità, ragazzi. Questi sono gli plum cake yogurt alla greca, preparato con yogurt alla greca. Ed è una novità, vedete, c'è scritto qui. Così recensiamo anche un prodotto, già che ci siamo. Intanto si presenteranno come quelli classici. Vedete? Così, si presentano così, no? Ok. Ne prendo uno. Io non mangio merendine dalla vita. Non vorrei riprendere, diciamo, a mangiarle, che poi diventa una droga. Una volta che prendi dipendenza per qualcosa, poi non ne esci più. È la droga. Va bene. L'odore è quello, sinceramente, classico del plum cake. Cioè, per adesso non sento, da un punto di vista olfattivo, mi sembra sempre lo stesso. Andiamo ad assaggiarlo, raga. Ragazzi, sono sincera, se non ci fosse stato scritto sulla confezione preparati con la yogurt alla greca, io non me ne sarei manco accorta. Buoni però. L'ho finita questa. Va bene. Buono. Buono. E adesso passiamo a queste Haribo alla banana, senza coloranti artificiali. Sono buonissime sicuramente, non le ho mai assaggiate, ma già lo so. Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età. Ok, va bene. Da un punto di vista olfattivo e da un punto di vista di gusto, ve le consiglio, però non sono morbidissime. Cioè, non ve le immaginate morbida come la caramella a fragola, quella morbida, quella zuccherata, quella tutta ricoperta di colore rosso. Questa qui è proprio dura. Però è buona. Ebbene ragazzi, eccoci qui. Veniamo ai saluti. Allora. Io saluto Veronica, bacione, Gaia, bacione, Fabrifer, bacioni. Io poi saluto Gaia, che è in realtà Michela Diamanti, ma che in realtà si chiama Gaia, bacione. Saluto Stefania Messaggi, bacioni. Poi saluto Teresa Magellano, bacioni anche a te. Poi saluto Steffi XYZ, che è quella che in realtà ringrazio, che mi ha, questa bambina di 9 anni che mi ha consigliato di fare questa challenge in cui mangiamo cose gialle, mukbang challenge, ho unito due cose insieme, e spero di averti accontentata, cara. Bacioni, fashion. Dopo li mando a tutti. Saluto Sharon Veneziano, bacioni. Marina Schenone, benvenuta tra l'altro, che so che sei nuova. Saluto Nis269090. Io ti devo leggere come mi hai lasciato il commento. Saluto Lex 4 Fashion Girl, bacioni carissima. Saluto Ira Santana, bacioni. E Annika Buda,
saluti anche a te, bacioni grandi, bacioni bacioni fashion a tutti voi che mi seguite. Grazie a tutti quelli che credono in me, che continuano a seguirmi, perché comunque, diciamo, grazie anche a quelli che si stanno iscrivendo, anche perché è normale che ci siano dei momenti in cui dici, ma no, ma che cosa, poi alla fine mi mandate i commenti e mi sento di rinascere. Va bene ragazzi, allora mi raccomando, chi non l'avesse fatto, iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della ding dong, che tra l'altro è gialla anche quella, lasciatemi un like. E condividete questi miei video se ne avete voglia, con chi ne avete voglia, per aiutarmi a sostenere il canale. Un bacione, un abbraccio grande, 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 immenso e bacioni dalla vostra Gilda Fashion.